invita la tartuca ad abbassarsi per permettere l'ingresso del bruco. La mossa è valida, è partita in testa la tartuca, all'esterno però è l'onda che sta galoppando molto forte per il primo San Martino, onda tartuca, il drago sta venendo fortissimo, è caduta la tartuca ed eccoci su davanti al palazzo pubblico con l'onda, l'onda pantera, leocorno drago accoppiati, la lupa giraffa, è caduta la giraffa! Ed è l'onda che sta conducendo, ci portiamo alla seconda curva di San Martino con posizioni invariate, onda pantera, leocorno, lupa, drago, civetta, bruco, sempre l'onda in testa, sta veramente volando, è caduta la lupa ed eccoci solamente il casato con Cianchino che sta spingendo molto forte Riolo in seconda posizione della pantera con la fanfara e il pest, vediamo che cosa succederà a questo ultimo San Martino, Cianchino sta alzando il cavallo e gira e sempre in prima posizione si fa sotto la pantera e nelle altre retrovie c'è Leocorno al drago ed eccoci all'ultimo casato con questo arrivo sprint della dell'onda e la pantera e dell'onda che vince il palio del 2 luglio 1995, una corsa molto bella, una corsa di grande velocità con grandi sprint, ci sono state alcune cadute però possiamo dire di essere stati spettatori di un grande palio.